Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi prosegue il format dei migliori giocatori ruolo per ruolo, in particolare parliamo di centrocampisti. Giocatori che possono essere utilizzati sia come mediani puri, ma anche come mezzi ali CC o complementari al mediano puro, e in particolar modo stavolta non li troveremo in una classifica di gradimento dal più forte al più debole, ma bensì partiremo prima dalle mezze ali per poi passare sui medianazzi puri. Detto questo, andiamo a vedere subito chi è il primo. Primo giocatore di cui vi parlo è Kevin De Bruyne, nella sua versione IF, ma quanto vi dirò ovviamente vale anche per la sua carta oro, visto che le differenze non sono così grandi, essendo la sua prima versione speciale. Un giocatore questo veramente totale, 1,81 m, alto alto, 4 di skill e 5 di piede debole, quindi perfetto per poter agire con qualità in mezzo al campo. Ovviamente lui lo schiero da CC o anche da centrocampista un po' più arretrato, vicino ad un mediano un più robusto. E questo è un qualcosa di incredibile, perché è rapido nei movimenti, con l'L2 scivola benissimo per coprire le linee di passaggio. Anche lui ha dei passaggi che sono qualcosa di incredibile, 94 di corto e 94 di lungo per alimentare le nostre azioni. Un tiro pazzesco, in particolare anche i calci piazzati con lui sono una garanzia. Agilità 77, reattività 92, quindi vi parlavo dell'L2 che utilizza molto bene. L'unica cosa in cui ovviamente pecca un po' è la forza, che ha 76, e l'aggressività con 77. Però vi assicuro che quei due parametri comunque non sono tremendamente un problema, perché se siete abituati a difendere in maniera abbastanza manuale, sopperite a questa mancanza e comunque riuscite a recuperare il pallone anche col centrocampista belga, che per me tra le mezze ali spicca in senso assoluto. Al secondo posto vi vado a parlare di Lucas Paquetá, che è praticamente il doppione di De Bruyne quasi in tutto e per tutto, perché in questo caso abbiamo un giocatore di 1,80 m, alto alto anche qua come work rate, ma stavolta è invertito il rapporto skill piede debole. Infatti abbiamo un giocatore più tecnico col 5 di skill ma 4 di piede debole, che comunque va benissimo. Più o meno sulla velocità siamo uguali, perdiamo un pochino di tiro e un pochino di passaggio con Paquetá, che comunque rimangono dei valori di assoluto livello, con Paquetá che può anche un po' gradarsi. Recuperiamo un pizzico di agilità, cala la reattività, aumentano leggermente forza, aggressività e stats difensive, però di base Paquetá fa lo stesso identico lavoro di De Bruyne, perché anche lui con l'L2 si muove bene ed è un po' più manuale dal punto di vista difensivo, quindi non aspettatevi questi grandi interventi automatici, ma dovete essere un po' più abili voi nel controllarlo, tenerlo in posizione di intervenire per recuperare il pallone contrastando gli avversari. Però ottimo anche Lucas. Al terzo posto Federico Valverde nella sua versione Road to Knockouts, giocatore che ha ricevuto già 3 versioni speciali, quindi quello che vi andrò a dire varrà per tutte queste, ma anche per la carta base, che è tuttora molto valida. 1,82 m di altezza, alto alto il work rate anche per lui, quindi entrambe le fasi fatte con l'intensità giusta, 3 di skill e 4 di piede debole. Pecca un po' da quel lato lì, però recupera con il piede debole. Velocissimo Valverde, difatti nelle altre versioni anche come ruolo secondario all'esterno, e si vede tutta questa rapidità. Un discreto tiro anche se pecca in finalizzazione, passaggi clamorosi, anche qua una buona agilità e una buona reattività, difatti con l'L2 perfetto. Lettura difensiva 83, intercettazione 85 per un giocatore che rispetto agli altri è molto più automatico. Quello che spicca per Valverde sono forza e aggressività, perché rispetto ai due giocatori precedenti qui abbiamo dei parametri alti che si fanno sentire tutti, perché infatti questo giocatore risulta molto automatico ed è anche molto più cattivo in quelli che sono gli interventi, spesso recupera un sacco di palle sporche che altrimenti sarebbero ritornate ai nostri avversari. Quarto posto per un giocatore che magari potrebbe sembrarvi un po' esotico, in realtà lo è, però Park Ji-sung, che come ruolo fa l'esterno sinistro, secondo me in realtà è una grandissima mezzala, e vi spiego perché. 3 di skill e 4 di piede debole, alto alto il work rate anche per lui, 1,78 m, quindi quasi 1,80 m. Molto veloce, un discreto tiro, dei buoni passaggi, agilissimo, il più agile al momento tra quelli visti, e anche un grande equilibrio, quindi difficile che vada a inciampare nei contrasti, che perda campo sugli avversari. In questo caso abbiamo anche un ottimo 84 di dribbling, 86 di lettura difensiva, 80 di intercetto, quindi parametri che lo rendono anche abbastanza automatico in mezzo al campo. Pecca un po' in forza, però ha un altissimo valore di aggressività. Per me questo è un centrocampista totale, box to box, che vi fa benissimo entrambe le fasi, difatti anche con il work rate che c'ha è perfetto per essere schierato sia vicino ad un mediano che in un centrocampo a 3, ed è una carta che secondo me si sta sottovalutando tanto in questo avvio di Ultimate Team, anche perché essendo un Heroes gioca sempre a full intesa indipendentemente dai propri compagni.
Successivamente troviamo Frenkie de Jong, un altro giocatore che secondo me quest'anno è stato un po' ignorato, si è preferito forse alle volte Valverde perché comunque più completo e addirittura Llorente giusto perché più veloce, però la qualità che ti dà Frenkie de Jong, ad esempio il centrocampista spagnolo, non ti dà. Quindi abbiamo un altro giocatore di 1,80, 4 skill, 3 piede debole, pecca sempre col piede debole purtroppo. Buona la velocità, ottimi passaggi, pecca un po' per il tiro, però ottima l'agilità, ottima la reattività, discrete stats difensive e una buona forza e una buona aggressività per un giocatore che linka bene perché è olandese, è di Liga e secondo me è un'ottima alternativa nelle nostre squadre in questa fase del gioco. Altra carta clamorosa è quella del principino Marchisio, 1,80 m, alto alto anche per lui, 4-4, molto completo, veloce, buon tiro, ottimi passaggi, agile, reattivo. Pecca leggermente in lettura difensiva, però ha degli ottimi parametri di forza e aggressività. Ovviamente non viene via per pochi crediti, però non costa neanche tanto perché dopo il crash delle carte Heroes per l'errore dell'altro giorno si è assestato più o meno sui 400 e lui lo potete utilizzare sia in maniera più offensiva che in maniera più difensiva. Anche qua il bonus di avere un Heroes sempre a full intesa e che contribuisce magari alle nostre ibride, però è un qualcosa di impagabile. Altra carta, passando dal lato più dei medianazzi, che è qualcosa di allucinante, Yaya Touré. Una sorta di Vieira, praticamente, 4-4, skill piede debole, 1,88 m, un colosso. Se avesse avuto un pizzico di work rate in più, magari per la difesa, sarebbe stato veramente allucinante. Buona la velocità, con i gamboni, anche lenti di corsa, quindi recupera praticamente tutti. Un buon tiro, da fuori tira delle gran seggiate, ottimi passaggi, con l'L2 si muove anche bene data la sua reattività. Paradossalmente pecca in lettura difensiva, però con la forza 92 e l'aggressività 81 recupera, è comunque una carta totalmente rotta, perché in game sembra molto più automatico di quello che la carta in realtà vi andrebbe a dire. Quindi lui insieme a De Bruyne costituisce il mio attuale centrocampo e sono la coppia alla quale non rinuncerei mai allo stato attuale del gioco. Altra carta molto molto forte è quella di Goretzka, completissimo, quest'anno si gira anche molto bene palla al piede, 1,89 m, alto normale, 3 skill, 4 debole, lengthy anche per lui, veloce, un buon tiro, ottimi passaggi, con l'L2 scivola bene con la reattività che si ritrova, anche qua tanta roba alle intercettazioni, la forza e l'aggressività, pecca con la lettura difensiva, ma vi assicuro che non è un problema perché questo Goretzka in campo è full automatico e fa bene entrambe le fasi perché abbina alla quantità anche tanta qualità. Kanté, sempre verde, io ve lo consiglio e ve lo inserisco in questa top, in particolar modo se siete da Next Gen e gli andate ad applicare lo stile d'intesa artista che fa sì che il suo stile di corsi diventi explosive, quindi un po' più rapido di quello che sembrerebbe così sulla carta, andando a favorire il 77 di accelerazione. Tanta roba in fase difensiva, l'unico problema di questo Kanté ovviamente sono la forza e il fatto che trattandosi di un giocatore di 1,68 m potrebbe risentire un po' del fattore gambette, quindi con gli interventi alle volte non riuscire ad arrivare dove compagni di squadra più alti invece riescono, però Kanté allo stato attuale del gioco non si può non inserire in una top centrocampisti. Altro giocatore col quale voglio chiudere questa top 10 è Zambo Anghissa, 1,84 m, 3-3, pecca purtroppo con il discorso del work rate perché normale e basso ogni tanto lo vedete passeggiare, però se siete bravi a switcharlo e tenerlo attivo questo è un toro, soprattutto per le Serie A e soprattutto considerando che prenderà il doppio upgrade. Molto veloce, in mezzo al campo lo sentite, sembra anche molto più grosso, lettura 82, intercettazione 86, prende tutto, un discreto passaggio corto, forza e aggressività che sono parametri altissimi. Lui secondo me da mediano puro, anche un po' più low cost perché quello che costa meno all'interno di questa classifica è veramente tanta roba. Cogliendo un suggerimento che mi avete dato nell'ultimo video, vi vado a inserire un bonus con tre giocatori che secondo me possono tranquillamente essere utilizzati, ovviamente non sono a livello di questi top 10 ma leggermente dietro, ma costano molto meno. Una carta è Bennacer, che si porta via praticamente a 20.000 crediti, mi auguro che riceva il doppio upgrade perché vorrebbe dire che il Milan è riuscito nell'impresa di passare un girone al momento complicato, però vi ripeto le statistiche sono molto buone. Peccato ovviamente l'altezza perché 1,75 m c'è di meglio ma non è neanche bassissimo, 4 skill, 3 piede debole, rapido, buoni passaggi, ottimi parametri di agilità e reattività, buone stats difensive, tanta aggressività, questo è un bel mastino. Altro giocatore
che vi inserisco nella carta oro, ma che se prende una carta speciale diventa totale, è Zaccaria, che è praticamente un chip Vieira perché è 1,91 m, alto alto, buoni discreti passaggi, ottime statistiche di reattività, che compensa un po' l'agilità negativa, stats difensive, in particolare la lettura e l'intercettazione molto buona, forza e aggressività al top, per quello che costa, per me il suo lo fa. E altro giocatore che ovviamente vi vado a inserire perché non si può non menzionare è Renato Sanchez che insomma conosciamo tutti quanti, 4-4, qualora dovesse upgradarsi questa versione One to Watch, veramente totale. Fatemi sapere nei commenti, ragazzi, quali per voi sono i migliori tra questi, se li utilizzate, quali invece utilizzate e vi siete trovati voi bene. Vi ricordo che mi trovate in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, la mattina dalle 8 alle 3. Un saluto nel vostro Liberoschi. Ciao.